autobiografica. Ci crediamo. È Galbusera. È Galbusera. Avevo circa 18 anni, ero in cima alla scogliera e mi volevo suicidare per la vita troppo nera. Avevo preparato tutto, anche la lettera cristiana. Stavo quasi per lanciarmi, ma vidi una cosa strana. Il riflesso della luna sul tragitto ferroviario. Mi decisi ad aspettare la morte col collo sul binario. E per morire con più stile, rimandai d'un paio d'ore. Ma per morire con più stile, rimandai d'un paio d'ore. Binario e quindi mi poggia il collo aspettando che il primo treno mi tranciasse come un pollo. Lo sentì arrivare potente ed elegante, ma alza gli occhi e cambia idea. Dal primo istante che il filo elettrico del treno si interrogai con gli occhi alzati, mi rispose che era meglio morire da impiccati. E per morire con più stile rimandai d'un paio d'ore. Per morire con più stile rimandai d'un paio d'ore. Quindi me ne tornai a casa, trovai in garage una vecchia corda, feci il cappio e controllai che essa non fosse balorda. La fissai legata a un trave, dissi tutte le preghiere, controllai le mie misure, allontanai le mie paure. Ma dei ragazzi nel cortile accesero un petardo, pensai a un colpo di pistola e cambiai di nuovo idea riguardo. E per morire con più stile rimandai un paio d'ore. Per morire con più stile rimandai un paio d'ore. Porto d'armi, compro i colpi, la pistola, andai in campagna in mezzo a un campo e mi preparai per la mia ora. Provai un colpo dentro il vento, dentro il vento lui sparì e guardai dritto la pistola e una parola mi colpì. Era la parola gas. E allora proprio in quel momento decisi di morire col tubo di scappamento. E per morire con più stile rimandai d'un paio d'ore. Per morire con più stile rimandai d'un paio d'ore. Da 3 metri, l'attaccai alla mia marmitta, accesi l'auto ed aspettai l'aerosol della sconfitta. Ridissi le preghiere, giù con l'acceleratore, ma mi accorsi di godere al forte rombo del motore. Allora volli uscire in strada, della mia morte lo sicuro, a 180 mi sarei schiantato dritto contro il muro. E per morire con più stile rimandai un paio d'ore. Per morire con più stile rimandai un paio d'ore. E rimandai, e rimandai, e rimandai, e rimandai. Passati ormai degli anni e passa maggio dopo maggio, mia nipote mi deride, dice che non c'ho il coraggio. I miei coetanei sono morti, d'altronde ho più di 90 anni. Di sicuro mi capisci, è dura stare nei miei panni.
ma il bastone che mi tiene mi ha dato la soluzione. Altro che auto, moto e pistola, annegamento in piccagione. Non veniamo il camperlaia, io mi uccido di vecchiaia. Non veniamo il camperlaia, io mi uccido di vecchiaia. Di vecchiaia, di vecchiaia.